Non ho finito Scarlatto e Violetto. Sì, lo so che sono passati 2 anni. Le prime domande che mi pongo davanti a un gioco che non riesco a finire sono 3. Forse sono invecchiato. Questo gioco mi sta dando motivo di essere giocato. Ve la traduco. Perché sto giocando? Forse sono solo stufo di giocare a un gioco così. Nei videogiochi, così come nella fruizione di qualsiasi contenuto, molti punti di vista sono influenzati dalla nostra età. Le esperienze vissute determinano inevitabilmente quelle che andremo a vivere, a meno che le esperienze vissute non siano un bel trauma cranico che ci fa perdere la memoria. E così, non appena mettiamo mano sulla nostra prima console, impariamo a conoscere quali sono i generi di videogioco che più ci si addicono. Così un bambino che da piccolo avrà toccato COD, oltre a non essere stato supervisionato correttamente dai suoi genitori, otterrà la nomea di un coddaro e proseguirà contento la sua vita da amante degli FPS, dedicandosi, se proprio gli piacerà il mondo videoludico, ad altri giochi una volta cresciuto. Ma chi avesse la sfortuna di legarsi ad un particolare brand, in questo caso come quello di Pokémon, sarà legato ad una doppia maledizione. Da una parte, crescerà con il gioco innamorandosene perdutamente e continuando a comprare i nuovi capitoli. Dall'altra si ritroverà a vedere tutti i difetti che quel brand ha ora e che non aveva prima, ritrovandosi a confrontare il passato con il presente. E così nascono i peggiori puristi, quelli che... Ah, i Pokémon sono belli fino alla terza gen! Ma tra le poche menti sane rimaste, c'è ancora chi oggi segue con passione i giochi Pokémon e vuole solo divertirsi con le novità del momento. Invecchiamo ed è naturale che se non diventi un purista del buco del culo di Mewtwo, ci ritroveremo a conoscere ciò che è venuto prima di questi giochi e magari a confrontarlo perché da bambini tutto ci sembrava più bello e colorato. Ma provate a mettere davanti a un bambino di oggi, che so, di 8 anni, pronto a giocare il suo primo gioco Pokémon, una Switch con Pokémon Scarlatto e Violetto. Tieni, quel bambino probabilmente se ne fregherà della grafica, dell'esplorazione, chi se ne importa degli spazi vuoti? Guarda, questo è il mio mondo vuoto, ma almeno ci sono i mostriciattoli. Che belli. Apprezzerebbe quello che noi non siamo più capaci di apprezzare. I numeri non mentono. Mentre da una parte assegnano voti al limite della sufficienza, dall'altra esprimono un successo totale, sempre più esplosivo e che ha superato le 23 milioni di copie. Eppure, forse è proprio il periodo della mia vita in cui devo staccarmi da quel tanto amato brand. Non sono più un bambino che si accontenta del mondo vuoto. E a volte mi chiedo se avrò mai il coraggio di giocare altri giochi Pokémon. Questa domanda ti costringe a cercare nei ricordi, forse per convincerti che la qualità esista ancora, che il futuro forse non sarà fatto solo di aggiornamenti per i nuovi giochi mobile. E quelli free to play. Sì, ok, avete fatto il botto con Pokémon Go. Bravi! E quindi perché non provare con Pokémon League of Legends, Pokémon Candy Crush, Pokémon dammi tutti i tuoi soldi, Pokémon vuoi i tuoi vecchi Pokémon, dammi tutti i tuoi soldi, Pokémon barista, Pokémon prevenzione odontoiatrica e il mio preferito, Pokémon vi prego mettetemi a dormire per sempre. Sono tutti degli spin-off che francamente non hanno nulla a che vedere con titoli dell'era d'oro di Pokémon. Anzi, sono convinto che queste applicazioni recenti siano in grado di dare ore di divertimento e intrattenimento a tante persone, ma come potranno mai risultare completi come un Pokémon Mystery Dungeon, un Pokémon Ranger, un Pokémon Stadium? Giochi diversi, in epoche diverse. Questo gioco mi sta dando motivo di essere giocato. O meglio, perché sto giocando a questo gioco? Potrei aver acquistato il gioco perché mi piace il genere, oppure il gameplay, potrei aver provato una demo particolarmente ispirante, o magari sto creando contenuti per una community che lo chiede. Ma forse non è che lo sto facendo per tradizione. Quando parliamo di un brand quasi trentennale, come quello di Pokémon, possiamo già dargli una certa rilevanza a livello storico. In tutti questi anni si è avuto modo di esplorare il medium, osservarlo sotto varie forme, dai più consueti giochi di carte, videogiochi, animazioni, alle inevitabili espansioni consumistiche sulla sfera del quotidiano. Guardate il cibo, l'abbigliamento, la droga. Insomma, entra a gamba tesa nella nostra cultura, imponendosi e facendosi riconoscere come un colosso, un'importante influenza per molte persone. E quindi, come quando la tua cultura ti insegna ad andare a cenare con i parenti a Natale, Game Freak ti ha abituato allo stesso modo, rilasciando nuovi giochi Pokémon che vanno giocati, perché è sinonimo di qualità, aggregazione, condivisione di informazioni con chissà quante altre persone intorno al mondo, interesse, passione e curiosità. Ma quando
piano piano i parenti muoiono, il Natale diventa più triste. Quando i tuoi cugini si trasferiscono all'estero e tu rimani da solo al tavolo, quando sei solo tu e il cibo riscaldato dalla nonnina decrepita, qualcosa non torna. Quella tradizione non ha più un significato, ha perso il gusto. E allora perché stai partecipando? Di certo non per festeggiare i 2000 anni di un bambino nato in una stalla. E allora perché sto giocando? Perché quel gioco mi ricorda tante belle cose, ricordi, dialoghi, creature, storie, puzzle in un mondo completamente nuovo. E non fraintendetemi, è anche giusto che la nostalgia ci guidi nelle scelte, ma non può giustificare il fatto che io abbia speso 60 euro per questo. Questo! In molti casi simili, con la stessa speranza con cui andiamo a vedere ogni capitolo della saga di Toy Story, ci aspettiamo che il titolo dopo sia un buon prodotto, farcito di nuove memorie, ore di divertimento e di cui potremo parlare con gli altri. Ma in questo caso la risposta alla seconda domanda, ovvero questo gioco mi sta dando motivo per essere giocato? È un secco no. Perché davanti a un insieme di elementi digitali buttati a caso sullo schermo, il nome Pokémon nel titolo questa volta non giustifica il divertimento assente. Non sta garantendo una certa qualità e non fornisce ore di intrattenimento. O almeno questo è quello che ho sentito io. E sono sicuro che se mi fossi impegnato a portare a termine il gioco, superando con sofferenza per un'altra decina di ore prove del calibro di fai rotolare un'oliva gigante o fai yoga della risata premendo dei tasti a caso, avrei sicuramente trascorso diverse ore sul comparto competitivo, dando spazio alla vera unica meccanica nuova, quella della teracristallizzazione. Quella della teracristallizzazione. Ok, lo ammetto, avevo appena finito Elden Ring, un'altra opera gigantesca, open world, piena di cose da fare con pochissimi momenti morti. Riconoscerete che giocare qualcosa di simile per poi trovarvi ad avviare Pokémon Scarlatto e Violetto sia un'esperienza quasi comica, tragicomica direi. Il mercato dei videogiochi è saturo, un susseguirsi giornaliero di uscite, belle o brutte che siano, sfavorisce sempre più il giocatore casual, che gioca tanto per, dandogli sempre più opzioni, ma allo stesso tempo sempre meno, perché costretto a scegliere un gioco su un milione di uscite, da alternare con ovviamente gli altri suoi impegni quotidiani, e soprattutto sperare che sia bello. Ma quando trovi il tempo, per passione o per lavoro, di provare tanti giochi e soprattutto diversi, è facile ritrovarsi a preferire un titolo ad un altro. Riconosci la qualità o il divertimento che un gioco ti fornisce. E forse è questo che ha penalizzato il brand di Pokémon. Non tanto nelle vendite, quanto nella qualità. Un bisogno che tutti avevamo da bambini, e voglio dire anche adesso, è quello di poter giocare con i nostri mostriciattoli preferiti in modi diversi. E questo comprende le funzioni di cattura, di combattimento, di esplorazione, di puzzle. Per questo Pokémon Leggende è stato un gioco sensato. La storia procedeva ad incarichi, la cattura richiedeva effettivamente un'azione, il combattimento... vabbè, insomma, è quello che è. Ma almeno potevamo vedere il nostro amato personaggio fuggire a gambe levate da un Pokémon selvatico pronto ad ammazzarti. Il problema è che Game Freak non è costante nel suo impegno e per loro basta un passo in più per farne 3000 in meno. L'open world non basta e nemmeno i cristalli, perché non traspare più l'impegno nel creare qualcosa che sia qualitativamente superiore ad altri giochi sulla scena. Sul mercato esistono alternative valide che ti danno un nuovo motivo per giocare con dei mostriciattoli catturabili. Secondo voi, perché Palworld ha avuto così tanto successo? E non è questo gran capolavoro di gioco. Ha solo raccolto il seminato delle lacune lasciate da Game Freak e da Pokémon. Ma forse sono proprio loro ad essere stufi di quello che fanno, lavorare sotto strette scadenze per rilasciare giochi incompleti e superficiali che logorano progressivamente tutto il velo di illusioni che in anni si è creato su un brand che non riesce più a dare la giusta attenzione ai suoi giochi. A quelli principali, intendo. Preferisco uno spin-off valido e diverso, che magari non rientra nemmeno nelle mie personali corde, ma che almeno non sia il copia e incolla reiterato di un gioco che ha avuto successo. Perché prima o poi smetterà di averlo. La gente cambierà gusti. Ma nessuno si scorderà del Monte Corona, dell'Isola Miraggio, del furgoncino dei traslochi,
della prima mega evoluzione, del nostro primo starter di Mewtwo, delle torri lotta, le caverne dei regi, dell'ultimo Pokémon per completare il Pokédex, di Gennaro Bullo, di quando pulivamo le medaglie, della caccia agli shiny e di quando siamo diventati campioni e campionesse. Forse anche delle ultra creature.